E salve a tutti carissimi ascoltatori di Radio Android, bentornati in una nuova puntata. Qui come sempre è Mario che vi parla ed oggi ho il piacere di intervistare Federico Bonami. Ciao Federico, come stai? Ciao, buonasera a tutti, tutto bene? Ho appena finito l'allenamento e sono pronto per questa intervista. Bene, per sciogliere un po' il ghiaccio, facciamo una breve presentazione. Chi è Federico? Allora, Federico è prima di essere un giocatore di pallavolo, ha una caratteristica fondamentale, la passione per viaggiare. Quindi Federico è un ragazzo che ha 25 anni, che viaggia da quando ne ha 3 con i suoi genitori e che poi ha sviluppato questa passione negli anni. Questa passione mi ha poi portato anche a fare della pallavolo il mio lavoro. Ed essendo questo un lavoro che mi permette di muovermi, di viaggiare, di vedere sempre realtà diverse, è una cosa che mi ha fatto anche un aspetto che mi ha fatto anche appassionare a questo tipo di lavoro. Ecco, prima di parlare un po' della pallavolo, dato che siamo sul tema viaggi, tra tutti i posti che hai visitato, quale ti ha colpito di più? Quale ti è rimasto, diciamo, dentro? Sicuramente il viaggio che mi è rimasto più dentro è stato il Messico per realtà totalmente diverse rispetto alla nostra in Europa, in Italia, e per l'impatto che ha avuto su di me quella vacanza, che è stata non una vacanza, ma un vero e proprio viaggio, più di un mese e mezzo trascorso là con un mio caro amico, l'abbiamo fatto in lungo e in largo. E come esperienza invece un po' più spirituale ti metto dentro la Spagna con il Cammino di Santiago de Compostela, che è Ah, stato bene. veramente toccante. Bene, adesso però passiamo alla passione per la pallavolo. Certo. Com'è che nasce tutto? Ripercorriamo un po' questo tuo, tra virgolette, cammino. Quando è che ti sei appassionato a questo sport? Guarda, mi sono appassionato a questo sport. Prima di iniziare a giocare a pallavolo ho provato un po' tutti gli sport, poi in famiglia ho sempre avuto esempi di grandi atleti con mia mamma che giocava in Serie A, Stoppol, con la mia madrina che giocava anche lei in Serie A, Stoppol, mio padre un grande camminatore, un grande ciclista, e quindi un po' la pallavolo è entrata per caso. Un giorno giocando sulla spiaggia così con i miei parenti mi sono piano piano avvicinato alla cosa. Poi questa palla, oltre alla spiaggia, ce l'avevo anche magari in giardino a Firenze, ce l'avevo magari anche in camera mia a Firenze, e poi da lì ho iniziato la mia carriera come piccolo giocatore in una squadra giovanile lì di Firenze, che poi mi ha fatto muovere i primi passi. Quindi diciamo che alla base l'emblema della tua famiglia era lo sport. Lo sport è stato sempre alla base della tua famiglia. Sì, lo sport è stato un nutrimento per me, per la mia famiglia, e perché lo sport, insomma, è sempre stato un argomento di conversazione, è sempre stato descritto da mia madre e da mio padre come una palestra di vita, un posto dove imparare, dove divertirsi, dove insomma davvero imparare a vivere. Ecco, attualmente ti trovi nella società dell'Argos Volley. Come ti trovi in questa società? Guarda, mi trovo molto bene perché è una società che è da pochi anni in Serie A1. Comunque ti dico che è una società fatta di persone che già conoscevo perché sono stato qua in questa società 5 anni fa in Serie A2. È stata la mia prima esperienza vera e propria da titolare in Serie A. E il posto già lo conoscevo, e le persone sono persone veramente disponibili, veramente di cuore. E quest'anno ho avuto con loro l'opportunità, insomma, di riconfrontarmi per la prima volta con questo campionato della Superlega. E quindi è stato un impatto molto bello perché non avevo idea di come funzionasse
giocare proprio un campionato di Superlega, e quindi sono molto molto grato a questa città e a questa società che mi ha dato l'opportunità di combattere, insomma, per questi colori. Ecco che poi secondo me la Superlega italiana di pallavolo adesso, a me in questi ultimi anni, ogni anno diventa sempre più difficile. Come dire, si arricchiscono i giocatori, ogni anno giocatori più forti, società che arricchiscono le loro attrezzature, quindi ogni anno c'è bisogno sempre di uno sforzo in più, come dire. E, sì. Invece, come rimanendo su sforzo, caratteristiche, voglio chiederti quali sono secondo te le caratteristiche che un buon pallavolista deve avere alla base di un pallavolista? Alla base di un pallavolista ti metto, come alla base di ogni sportivo, la costanza, perché un motto che mi piace molto è il duro lavoro batte il talento se il talento non lavora duramente, nel senso che quando si fa una cosa, quando si fa una cosa come lo sport, per raggiungere un alto livello serve disciplina, serve costanza per impegno, e quindi credo che una delle caratteristiche fondamentali sia proprio questa: continuare a lavorare per un obiettivo, con un ingrediente fondamentale che è il divertimento. Senza di quello non si potrebbe andare avanti, secondo me. Quindi se ti diverti, esatto, se hai piacere di fare questo lavoro, e quindi, non dimenticandoti che alla fine è uno sport, se hai costanza e se ti piace l'ambiente del gruppo, è insomma uno sport che fa per te, capito? Sì, esatto, mi trovi pienamente d'accordo. Diamo un consiglio invece ai giovani ragazzi come te, ma ancora più giovani, giovanissimi, da piccoli, 10, 9 anni, 11, 12, quali sono i consigli che daresti appunto a questi giovani ragazzi che hanno la voglia, vogliono avvicinarsi a questo mondo della pallavolo? Guarda, gli direi di andare a vedere una partita, comunque di accendere Rai Sport e di guardarci una partita di Serie A, di Superlega. Secondo me il contatto proprio diretto con il palazzetto è un avvicinamento importante. Il consiglio che do ai più giovani è insomma, lo legherei più allo sport che alla pallavolo. Nel senso, lo sport fa proprio bene, ti insegna, insomma, come dicevo prima, a imparare a vivere. E la pallavolo, per l'aggregazione, per il rispetto e per la disciplina, secondo me è uno tra gli sport più belli da praticare. Quindi avvicinatevi, ragazzi, a questo sport, ma davvero, dico sul serio. Perfetto, perfetto. Come ultima domanda invece voglio chiederti, poi ti lascio, quali sono i sogni che vorresti realizzare in questa tua carriera da pallavolista? Bella domanda questa, bella domanda. I sogni sono chiusi dentro un cassetto che tengo a casa mia e ho un po' l'abitudine di tenerli per me. Te ne dico uno che credo sia uno, se lo dico, dai. Il sogno è chiaramente cercare di ottenere tutto quello che posso ottenere da questo sport, e non ho un obiettivo preciso, come magari potrebbe essere dirti la nazionale. Chiaramente il sogno di vincere lo scudetto credo sia il sogno di tutti i giocatori di Superlega, quindi direi questo, dai. Bene, come ti dicevo, questa era la mia ultima domanda. Ringraziamo la società dell'Argos Volley per averci permesso questa intervista, ma molto più ti ringrazio a te personalmente per aver accettato questa nostra intervista. Ti mando un grande abbraccio e spero che tutti quei sogni che hai nel cassetto a casa tua possano realizzarsi. Io ti ringrazio tantissimo, mi ha fatto molto piacere avere questa bella conversazione, quindi mando un saluto a tutti voi.
un abbraccio. Va bene, Federico, ciao, grazie mille, un abbraccio a te. Grazie, ciao, ciao, ciao.